Ci siamo! Dal 1 al 6 settembre il lungomare di Napoli ospiterà il Napoli Pizza Village, giunto alla sua quinta edizione, dove il protagonista assoluto sarà il cibo più conosciuto e amato al mondo, la pizza. L'evento promosso dall'Associazione Pizzaiuoli Napoletani e sponsorizzato da Emolino Caputo vedrà all'opera ben 50 pizzerie storiche napoletane che sforneranno gustose margherite accompagnate da una bibita, un caffè, un gelato, un dolce al prezzo di un coupon di 12 euro acquistabile online. Il Napoli Pizza Village è una delle kermesse gastronomiche più attesa oltre i confini partenopei. Nella precedente edizione, infatti, si sono registrate ben 500.000 presenze, dato che ha rivestito la manifestazione di importanti connotazioni di attrattore turistico. Un elemento di vanto anche per l'amministrazione comunale. L'arte dei pizzaioli napoletani rappresenta l'Italia, è candidata del nostro paese per il patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO nel 2016. Quindi uno straordinario appuntamento che dobbiamo sostenere in tutto il mondo, cosa che già con l'organizzazione del Pizza Village in tutte le più importanti città del mondo abbiamo cominciato a fare, e direi che questa apertura importante con questo grande avvenimento popolare, uno dei più importanti avvenimenti e partecipati a avvenimenti popolari d'Europa, dobbiamo partire per una grande campagna mondiale di ulteriore sensibilizzazione. Ci siamo posti l'obiettivo di raccogliere nel mondo 1 milione di firme a sostegno della candidatura dell'arte dei pizzaioli napoletani. Immaginiamo questo quale grande ricaduta turistica, culturale, identitaria, appunto a scala globale e mondiale avrà per la città di Napoli. Sono 50 pizzerie da provincia in Napoli, abbiamo fatto la selezione, purtroppo bisogna fare una selezione perché dei numeri erano impossibili far partecipare tutte le pizzerie, insomma un po' prendere tutta via Calaccio, sia da Mergellina fino al Castel dell'Ovo. Abbiamo fatto una selezione che poi ogni anno naturalmente quella che non hanno partecipato quest'anno saranno protagonisti l'anno prossimo. Non sfumano però le polemiche attorno a questa edizione, che erano iniziate con il tira e molla degli organizzatori con l'amministrazione a seguito dell'aumento spropositato da parte di quest'ultima della tassa sull'occupazione del suolo pubblico. Questione rapidamente rientrata con un accordo tra le parti. Non è stato mai a rischio, abbiamo avuto dei momenti che eravamo non indecisi, abbiamo avuto, però a rischio mai, perché l'avremmo fatto comunque, perché non è un evento che si costruisce in un giorno, è un evento che si costruisce anno per anno. D'altronde il gioco vale la candela, attorno all'evento c'è un giro di economia importante. Il consigliere comunale del PD, Ciro Fiola, questa mattina durante la conferenza stampa dell'evento ha manifestato duramente contro l'amministrazione, colpevole a suo giudizio di aver favorito gli organizzatori, escludendone altri di pari titolo. Noi abbiamo un verbale della commissione trasparenza, dove l'amministratore di questa società che organizza questo evento ha dichiarato che non hanno pagato i tributi, anzi noi ci siamo anche preoccupati, hanno detto che sono stati costretti a non pagare i tributi. Come mai hanno avuto l'autorizzazione? Poi le chiedo un'altra cosa, io perciò volevo l'assessore Panini. Prima di questa domanda ce n'erano altre tre. Come mai le altre non sono state prese in considerazione? Assessore, io sono andato a vedere la domanda dell'anno scorso della società, la vecchia società che è oggi in liquidazione dell'associazione, e c'è questa richiesta che è datata 30 giugno. 30 giugno di quest'anno, tra le altre cose, mi preoccupo pure, nel mentre ci sono le altre richieste che sono state protocollate, diciamo in un modo informatico, qua porta semplicemente a penna una data del 30 giugno. Quella là datata informaticamente è un attimo dell'associazione Verace Pizza Napoletana, sai chi è assessore? È quello che hanno creato Pizza Festa a Napoli. E quelli che con i soldi che incassavano con la pizza pagavano una nostra partecipata che si chiama Mostra d'Oltremare, fatta in un certo modo, eccetera, non hanno ricevuto nemmeno una risposta. Lo posso mettere la prima associazione, ma Iagnucci, stiamo parlando della pizza, ma questa è la pizza, sono la cultura della pizza nel mondo. Pronta la replica pacata dell'assessore Nino Daniele. Siamo convinti di aver agito nella massima trasparenza. I 36.000 euro a cui si fa riferimento sono la base minima
diciamo, di calcolo. Ovviamente poi ci sono dei parametri che in base ai ricavi che verranno fatti per questa cifra può ovviamente salire, insomma, questo giusto per chiarire il meccanismo. Quindi abbiamo applicato in modo scrupoloso e pienamente corretto il deliberato del Consiglio Comunale. Per canalizzare i turisti verso il lungomare e accompagnarli alla scoperta dell'arte pizzaiuola, l'organizzazione si avvarrà di partnership importanti come Trenitalia, Frecciarossa e Meridiana. Quest'anno il cartellone della rassegna si amplia ospitando il 14° campionato del mondo del pizzaiuolo alla Rotonda Diaz, nell'arena battezzata per l'occasione Stadio della Pizza. Dall'1 al 2 settembre ben 500 pizzaioli provenienti da 40 paesi si contenderanno il titolo di pizzaiolo campione del mondo. Arriveranno come tutti gli anni pizzaioli stranieri da tutto il mondo. Quest'anno ci sarà anche la Francia, che gli altri anni non ha mai partecipato. Quest'anno c'è la Francia, abbiamo pizzaioli che arrivano dall'America, abbiamo pizzaioli, insomma, veramente è il campionato del mondo della pizza, visto che dopo 14 anni siamo riusciti a riportarlo a Napoli, perché come voi ben sapete il campionato del mondo si svolgeva a Sasso Maggiore. Ricco il calendario degli spettacoli, dalla musica al cabaret, con un presentatore d'eccezione come Lino D'Angiò, poi Fabio Concato, Maurizio Casagrande e i comici di Made in Sud. La voce ufficiale dell'evento è Radio Pizza Village, che racconterà in tempo reale curiosità e notizie nel corso della manifestazione. Maurizio Casagrande, anche tu al Pizza Village 2015, come allieterai queste giornate? Guarda, le giornate io le allieterò a me, mangiando la pizza, che gradisco molto, ed è uno dei piatti che ci invidiano, hanno anche provato a dire che c'era qualcosa di meglio al di fuori della nostra regione, non è vero, la migliore pizza la facciamo noi, ce ne sono tante, ci sono tanti tipi, quindi, e poi allieterò una serata con uno spettacolo che si chiama E la musica mi gira intorno, quindi in una delle serate, il 4 settembre, sarò presente con lo spettacolo, nelle altre serate sarò presente come mangia pizza.